Ben ritrovati amici sul canale Microorologiaio. Oggi ci troviamo qui all'Hotel Astoria in quel di Fermo per la mostra mercato degli orologi. Giriamo la telecamera e andiamo a fare un giro all'interno. Orologi. Oh, la saletta è tutta qua. E qui ci sono un po' di orologi. Posso fare le riprese? Grazie cara. Oh, qui siamo alla postazione di Dimitris, che tra le altre cose è l'organizzatore del prossimo evento che si terrà il 17 di dicembre a Firenze. E qui vediamo una carrellata dei suoi orologi e ce ne sono di belli. Interessante anche questo polpico. Dopo devo ragionare su quello. Dimitri, a quanto proponi questo Longines? Diver 1800. 1800. No, hai strisciato? Quasi. Lo stai provando? Sto provando. State trattando? Sì, sì. Sul prezzo? Sì. Che ne pensi? Tra questo e guarda, questo? Guarda, io ti dico la verità. Ne ho avuti due di quegli orologi. No, no, è meglio questo. Ne ho avuti due di quegli orologi qua. All'epoca giravano intorno ai 400-500 euro. Mi sono pentito di averli venduti. Perché adesso non riesco più a trovarlo a quel prezzo lì. Non lo troverò mai più. Bellissimo orologio. Bello, bello. C'è anche un bel dinamico, quello che piace alla Teresa. Allora ti sei convinto? Adesso sto ragionando con lui sul pezzo, perché facciamo scambi, facciamo di nuovo. Gli dai dentro qualcosa? Gli do questi. Sì, non è qualcosa molto importante, ma qualche bello ce l'hai. Ma dai, che cos'è questo? Marvel. Però bellino, ma che bel quadrante. Sì, bello, bello. Un bel effetto, sì. Questo. E tutti solo questo mi interessa di più. Vedi che fantasia che avevano per una volta nel fare le casse. Sì. Quadranti. Certo, anche questo. Comunque diciamo che ti piacciono un po' le anse mosse. Solo. Guarda questo. A goccia, ma che bello. Beh, goccia, ragno, sì. Piccolini. Sempre le anse un po' mosse, sì. Vedo che sei un amante delle anse. Perfetto è questo. Sì, è bello. Non esiste più. Cos'è? Movimento 265, 266, se non ricordo male. Dai, vi lascio andare avanti a lavorare. Grazie. Buon lavoro, ciao. Ci vediamo a Firenze, Dimitri. Ciao, caro. Ciao, ciao. Qui da Renzo Preziosi, come al solito possiamo vedere che c'è una bella carrellata di scatole. La scatola del Panerai, credo che sia quella che c'ha di là in vendita. Shofar, di Betta. Ma il figlio? La si ha mangiato tutto. Ha rovinato il museo. Ha venduto tutto a
in Inghilterra, ha svenduto tutto. E là si, con la regione, come pensano, hanno ripreso qualcosa. Ma i pezzi, come si chiama? Ileri fratello. No, non c'è te preparare bianchi e pileri. Cridele è originale, vero? Sì. Perché ci stanno anche lì le regole. E con la fish. Allora, questo signore qui tratta anche un po' di ricambi, per cui se avete bisogno di qualcosa, questi sono i suoi contatti. Bisogna che tenere più. Ti lascio lavorare. Ciao caro. Ciao. Fai ripresa pure. Hai comprato? Oggi. Hai speso? Ho trovato. Hai trovato? Sì, sì, l'ho trovato a 180. Revisionato. 180.000? Così poco? No, 180. Però c'ha il Viterbo alto. Viterbo? Ah, da quel signore sì, là? Sì, c'è l'alto. Ma chi se ne frega? Viterbo un po' alto quanto? 5,5, è altissimo. 5,5, l'ampiezza? L'ambienza 2,60. E allora va bene lo stesso. Dici che... Superiore ai 180 gradi il Bit Terror è sì un po' alto, ma non è trascurabile. Io dai. Perché l'ho visto da quelli nuovi che ho comprato, roba insomma. Ma comunque il Bit Terror si sistema, non è un problema. Però non già la. No, no, ci deve mettere mano l'orologiaio. Ecco. Non puoi farlo tu, perché bisogna, ecco. Bisogna passare tra le spire col cacciavitino, ecco. Un casino, eh. Ecco. Non farlo tu, non farlo tu. Infatti, bravo. Non l'ho toccato. Va bene. Non sapevo che era una cosa complicata. Sì, abbastanza. Quindi... Ciao caro, buona caccia. Ciao, grazie. Mirko sempre intaffaratissimo. Ciao Mirko. Ciao carissimo, come stai? Bene, sempre bene. Eccoci qua, di nuovo un'altra volta in auge. Sì, qui ormai non si molla più un attimo, tutte le settimane c'è un evento, bisogna andare da qualche parte. Ma poi vediamo a Razzai, particolarmente sudata, insieme alla Teresa. Ah, ecco, grazie. Ha sentito. Stanno lavorando, un ciaccolare. Secondo me vi manca la salivazione ormai. Effettivamente abbiamo un po' di fatica del immagino Mirko, noi andiamo avanti. Noi ci occupiamo di orologi. Noi ci occupiamo di orologi, dai. Ma quando sto vedendo in giro un casino di questi qui. Anche questo qui irachino? No, quello lì è un Aviation. Quando già Breitling era fallita. Ah, c'è Aviation, scusa, non ho. Quindi praticamente hanno rifatto una riedizione, sì. Con i pezzi di assemblaggio. Esatto, avevo in giro questi pezzi e. Interessante, perché so sai. E riscuotono un certo interesse anche con questo brand qui. Ultimamente, diciamo, proprio quella forma è ritornata molto, molto, è molto richiesta, dai, sì. In questo tipo. La richiesta? Diciamo che siamo intorno ai 3-2. 3-2. Qui da Mirko c'è sempre solo l'imbarazzo della scelta, nel senso che pezzi belli ce n'è. Quanti ce n'è? Ma poi l'ordine, notare l'ordine, tutti messi bene in fila per tre. Beh, è importante, Cesare, anche perché in genere queste fiere dovrebbero servire proprio per quello, un po' per far conoscere gli orologi, perché è bello anche solo guardare, non sì, bisogna per forza comprare. Anche sto Yema, guarda che particolare. Sì, è il Flygraph, sì. Quello è uno degli ultimi che mi è arrivato. Questo ha cassa in acciaio o cromata? È tutta la serie, non è in acciaio, è tutta la serie praticamente di 77-33. 36, scusami. Te lo faccio vedere dal vivo. Sì. No, è interessante perché è una cassa a cushion, vedi. Non è sì, tanto soprattutto non se ne vedono tanti in giro di questi qua. Perché è più mercato francese, no? Sì. Come tutti gli EMA. Questo qui se fossi in Francia a fare un mercato a esporlo probabilmente andrebbe. Poi sono quegli orologi che quando poi sono ben mantenuti, e questi hanno sempre un po' difetti di tutte queste serie qua, stanno nella ghiera in realtà, perché le ghiere come sai sono in alluminio, quindi l'alluminio era facilmente deteriorato. Invece questa è praticamente nuova. Chi ce l'aveva l'ha tenuto molto bene, ovviamente. Grazie Mirko. Ma ci mancherebbe, è sempre un piacere. Se pensi a tutti questi
calcio, un bel primero. Venus 140, rarissimo, con cassa Anse Mobili. Che è particolarissimo, quello anche c'ha una storia che è incredibile. Sì. Perché questo era stato, è stato utilizzato per uso militare, era da aviatore praticamente, è un gallet per l'esattezza. E non mi ricordo come si chiama l'aviatore famoso che lo portava, un americano della seconda guerra mondiale, che lo utilizzò proprio in volo questo orologio qua. Potete notare che ha un piccolo quadrante a ore 12 dove leggi, fai la lettura di ore e minuti. Esatto, è un semiregolatore. Sì, un semiregolatore, esatto. Ne ho revisionati un paio di questi. Sono stupendi, poi il movimento, visto, non c'ha il leveraggio anteriore, ma sembra esatto, un solo tempo. È tutto sotto il quadrante. Bellissimo, sì, sotto sì, il quadrante. È particolare il 140. Movimento particolarmente raro e anche molto ricercato. Sì, c'ha tanta storia. Sì, c'ha tanta storia. Grazie Mirko. Ma ci mancherà. Adesso facciamo vedere il tuo biglietto, come al solito. Per chi ancora non ti conoscesse. Ah, ecco qua. Grazie. Grazie. Prego, caro. Questi sono i contatti del nostro amico Mirko. Non vi ho fatto vedere tutto, anche perché è impossibile. Ce n'è veramente... Ce n'è. Voi lo contattate, gli fate mandare le foto su Instagram, su WhatsApp. La maggior parte sta su Instagram. Sì, sì, infatti. Andatelo a seguire su Instagram. Ah, invece qui siamo col signor, scusami. Io mi chiamo Mer Livano. Ivano, Mer signor Ivano. Ma c'era qui una svegliata Angelus, l'hai già venduta? No, ah, eccola qua. Sapete che io sono l'amante delle svegliette. Teresa, hai visto che chicca? Bella. È bella questa? Sì. È rara questa comunque, sì, perché sì, è molto... Io l'ho trovata quelle che quando c'era il negozio antiquariato, che erano molto più grandi. Sì, io ce l'ho un pochino più grande, infatti, questa qui. E l'Angelus faceva delle cose veramente incredibili, anche top. Top, sì. Oh, questa c'ha 8 giorni di carica. Sì. C'è un Bulgari nuovissimo. Sì, sì. Dopo c'è un orologio erotico lì. Davvero? Dove? Ah! Questi ne sono stati fatti 1000 pezzi. Ma è nuovo? È degli anni 90, in quel periodo. Li facevano anche in antichità, cioè in antichità, facevano gli orologi da tasca con gli automi. Questi qua, guarda. Ma com'è marcato davanti? Igi. Non lo conosco. Poi dopo questa ditta qui l'ha presa la Swede Anderson, non so se la conosci. No, purtroppo no. È una ditta che fa orologi da 20.000 euro in su. Ah, cavolo. È una manifattura qui. Sì, sì, certo, sì. Certo. Sì, questo c'è un sistema a bilanciere, vedi? Sì, sì, sì. Forte. Questo su internet che sono costosissimo. Credo, ci credo. Scusa. Allora, la tua zona è da qui in là, giusto? Seiko Bruce Lee. Hai un biglietto da visita? No, niente. Ma io sono venuto perché mi ha invitato all'ultimo. Io prima le facevo le mostre, poi dopo siccome... Qui in questo banco la cosa che mi ha attirato di più l'attenzione è questo Le Coultre, bellissimo. È Ore del Mondo, esatto. È la prima volta che ne vedo uno dal vivo.
un bello orologio davvero. C'è anche un Tazio Nuvolari, un Omega Reduced, Zente Cassaforte del Tempo. E questi sono i riferimenti del signore. La corona. Qui siamo al tavolo di Nicola. Che c'era un conto vendita, C'era un conto vendita. 16220. In particolare questo Zenith 2542 PC. È a carico delle. Perché zoomiamo un po'. La richiesta dello Zenith. 1.300. Calcolate che ci sono solo 800 euro di bracciale. Eh sì, perché chiedono anche quel cinturino qua, questo bracciale originale, particolarmente raro. Questo è un 1268Z o un 30L? Un 30L. E la richiesta? 500. Bello, il quadrante sembra messo anche bene. Anche sotto. Che cazzo me ne frega. Infatti non è che ci sono. Io mi sono messo Omega Fly. Mi sono messo il graffito. Invece questo qui dovrebbe essere un 1268Z. Vediamo un po' più grande. Però questa è collezione personale, leggo. Diciamo di sì. Questi sono i riferimenti di signor Nicola. Ciao Nicola, buon lavoro. Grazie mille. Ciao caro. Ciao, grazie a voi. Ciao Yvonne. Ciao. Ma oggi abbiamo nella mia collezione personale un Philip Watch. No, proprio quello che volevo io. Che bello. E questo qua vuole la sua catenina, che a me manca, sì. Quindi se qualcuno vuole regalarmi una catenina volentieri, brutta, da appendere al collo, così hai sempre l'orologio con te. Stefano, bellissimo. Hai recepito il messaggio, grazie. Collanina oro bianco, collanina oro bianco, ciondolino. Non ha sentito. Niente, non ha sentito. Te lo mimiamo. No, no, ma collanine non ne abbiamo, non ne abbiamo. Aspetta, che prima di sera troviamo qualcosa, eh. Non ne abbiamo, non ce n'è. Cordone di una tenda. Ma vacche magre. Bella, l'hai presa oggi? No, me l'ha regalato Stefano un annetto fa. Sì. Ah, bello, bellissimo. Carinissimo. Ma poi queste chicchette qua sono sempre belle. Sì, oh, a me piacciono, sì, da impazzire. Io le adoro. Abbiamo una vetrinetta piena. Quando verrai a trovarmi a casa, ti farò vedere. Quando verrete a trovarci a casa? Esatto. Ti farò vedere. Oppure se volete 5.000 euro, ve lo vendo. Amore, ma proprio... Regalato. Cioè, regalato. Chi va in giro senza 5.000 euro in tasca? Andiamo al posto. Guarda. Bene. Mi dicevi che è arrivato un po' di crono nuovo. È entrato un tristi crono, bellino. Un trittico. Un trittico. Tre con l'Anderon. Tutti e tre revisionati e garantiti. Te li metto qua sotto la luce. Un, due, tre. Sono 800 l'un per l'altro, dimensione più grande, dimensione media, dimensione piccolina. Movimenti? Landeron, classici. Tutti Landeron. Casse svizzere. Ma sai che quello piccolino, anche se piccolino, è una chicchetta? Adesso perché? Assolutamente sì. È una chicchetta perché è un bel quadrante. Bitonale, c'ha questa striscietta sì. Centrale, esatto, che ti fa da stacco. Proprio per quello mi è... Proprio per quello mi attirava l'attenzione. Sì, sì. È un bellissimo quadrante. Ma poi a me sti crono piacciono, onestamente. Da usare la domenica, non sì, per andare esatto. A fare il bagno. No, beh, chiaro, questi no. Poi per tutti i vintage, a meno che non siano diver, a cui sono state cambiate periodicamente le guarnizioni, è un po' da tenere lontano dall'acqua. Allora, ti dico la verità, 3-3, anche se questi hanno una dimensione maggiore. Il piccolino.
Per una volta ogni tanto vince il piccolino. Sì, ma anche perché ha personalità. Ha personalità. È vero. Sì. Fammi vedere il mezzo. Questi sono i miei contatti. Come mi al trovate... solito, seguitelo su Instagram e tediatelo per telefono. Non tediatemi, grazie. Rispondi a qualsiasi ora del giorno o della notte. Non disturbate affatto. Bugia. Bugia. Ciao Stefano, buon lavoro. Ciao, ciao caro. Ciao. Con corona vita, ma questa cosa non ci piace, non dai tu. Un'altra bella movado Ermeto. Zenit molto probabilmente FS, molto probabilmente Ferrovie dello Stato, no? Però ha la stessa tipologia di quadrante. Ce l'avevamo un Perseo assegnato addirittura da tasca, abbiamo venduto. Vabbè. È andato. Sono i primi che vanno. Eh sì. Ma la scatola Mondi è vuota? Sì. C'ho giusto un Mondia senza scatola. Ma a quanto viene proposta la scatola? Beh, a te te lo fa un prezzo particolare. Fammi un'offerta, guarda. 10 euro. Mazza da baseball, dove ho messo la mazza? tu mi hai detto fammi un'offerta. La scatola Mondia. L'orologio Mondia. E invece le routine. Quello chiede 4,50. Sì, un arrosto misto. Quella vendi io. Sì, no, non lo so. Uno spaghetto con i moscioli, che te non sai cos'è i moscioli. No. Senti, che ti ha detto questo da qui? Che passa? Quando è? Oh? No, è nato, dove è nato? L'ha preso? Ah, ok. Se va bene? Il signore si porta sempre il lavoro da casa, fantastico. Sì. Lavora parecchio, eh? Lavora. In questa postazione, oltre che collezionisti di orologi vintage, eccetera, eccetera, sono anche gli ideatori di questo orologio, Ego Tempo. Ne avevamo giusto forse sentito parlare un po' di tempo fa, poi purtroppo forse la cosa non è andata in porto. Sì, sì, poi l'azienda ha chiuso i battenti, ecco. Causa Covid anche. Causa Covid anche, che purtroppo. E oggi li troviamo qui a Fermo. Si propongono anche i loro orologi. Beh, non ho mai visto così tanti orologi erotici come oggi, già il secondo. Fantastico. Invece NB esiste ancora, cioè. Sì, NB esiste ancora e sta, diciamo, producendo l'orologio per il 20° anniversario di attività. L'azienda è partita nel 2004 e a inizio del prossimo anno compie esattamente 20 anni. Questo, ad esempio, è lo... Dicevi, questo è... Questo che si chiama Mictofo, referenza mi pare sia 13.210, è l'orologio del decennale della NB, quindi prodotto nel 2014. E questo invece, di cui vedete un paio di disegni, di fotografie, rendering ovviamente, è l'orologio che sarà in commercio da marzo del prossimo anno
ed è già prenotabile sul sito nb.eu. NB del signor Alessandro Bettarini, giusto? Esattamente. Che era il capo progettista dell'officina Panerai quando Panerai era italiana, okay. E poi dal 97 al 2002 ha gestito il passaggio della divisione orologi di Panerai dalla stessa Panerai al gruppo Richemont. Ho capito. Adesso fa parte del gruppo Richemont. Grazie caro. Anzi, facciamo, riquadriamo anche i riferimenti. Bene amici, siamo arrivati al termine del video, qualche banco ve l'ho fatto vedere, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al canale, spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. È incredibile quanto il quadrante mi piaccia, cambia di colore quando il sole lo bacia. E sai che lo levo sotto la doccia, me ne prendo cura, no, non prende la pioggia. Ne ho portati a revisionare già un paio, da un uomo con la barba ed un bianco saio. Sono arrivato in orario, l'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua, yes. L'amico orologiaio è qua, l'amico orologiaio è qua, l'amico orologiaio è qua.